Un saluto agli amici del blog ilmonti.com. L'antipolitica è diventata ormai qualcosa di più di un sentimento, concretizzandosi con il grande successo del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni. Nonostante questo, per qualcuno rimane difficile però superare le vecchie logiche, i vecchi tic, le liturgie, diciamo, della vecchia politica. Leggo parole di disperazione perché la Brianza non ha avuto una poltrona all'interno della nuova giunta regionale, invocando in seconda battuta almeno uno strapuntino, una seggiolina, un cuscinetto. Ma se umanamente è comprensibile il grido di lamento da chi questa poltrona sperava magari di portarsela a casa, fatico però a comprendere come la garanzia di un singolo posto di potere possa soddisfare le legittime aspettative di un intero territorio. E non che gli esempi in tal senso manchino, ricordo solo l'ultimo in ordine di tempo. Il governo Monti annoverava tra i propri uomini un ministro tutto brianzolo, quel Lorenzo Ornaghi di Villa Santa. Risultato, proprio quel governo ha approvato il famoso decreto-legge che prevedeva addirittura il ritorno di Monza sotto il giogo della grande metropoli milanese. D'altra parte, lo stesso Ornaghi, nonostante arrivasse da Villa Santa, ammise candidamente di non aver mai visto la Villa Reale. Questo però qualcuno non lo può dire, non lo può scrivere, perché agli amici qualche sconto si è sempre pronti a farlo, ed è comprensibile. La Brianza ha espresso invece i propri consiglieri regionali, quelli sono i rappresentanti del territorio. Il governo Maroni ha varato una squadra di governo, senza guardare troppo alla carta d'identità. Anche perché, diciamocelo, già in democrazia bisogna tenere giustamente conto degli equilibri politici, frutto del consenso popolare. Poi bisogna tenere conto anche delle quote di genere. Se dovessimo aggiungere pure il paletto della residenza, si rischia che il merito arrivi sempre buon ultimo. In questo momento, poi, in particolare, credo che non ce lo possiamo proprio permettere. La Brianza ha ben altre priorità, molto lontane, direi, dal rivendicare una poltrona o una poltronicchia per qualcuno. Per le imprese, per esempio. Il sistema produttivo della Brianza sta soffrendo e soffocando sotto i colpi di una crisi spaventosa. La Lombardia dovrà quindi imporsi, anche sul prossimo governo, se necessario, per superare due enormi problemi su tutti: il rapporto con le banche e il patto di stabilità. Questo già significherebbe ossigeno per i nostri imprenditori. Il lavoro: se da un lato è necessario far ripartire la macchina produttiva brianzola il prima possibile, per garantire lavoro e futuro ai nostri cittadini, non si può dimenticare chi un posto di lavoro già lo ha perso o magari sta per perderlo, e sono davvero tanti in questa condizione. Grande attenzione quindi alle numerose crisi aziendali che da tempo stanno dilagando purtroppo anche da noi. Pedemontana. Non si può certo gioire perché la Pedemontana affonda, come qualcuno subdolamente fa intendere in questi giorni, soprattutto se lo scenario dovesse essere quello di interromperla prima della tratta B2, quindi all'altezza di Cermenate. Regione Lombardia su questo punto deve garantire alla Brianza la costruzione di questa importante infrastruttura, il più possibile certo integrata con il nostro territorio e ascoltando nuovamente magari le istanze e le richieste dei nostri comuni. Assolutamente da scongiurare però l'interruzione dell'opera a metà, come qualcuno vuole ipotizzare. Sarebbe a quel punto meglio non realizzare nessuna tratta. E infine la provincia. La Brianza si aspetta dalla Regione Lombardia il rispetto della nostra autonomia, conquistata con tanta fatica dalla metropoli milanese. La Brianza non è la periferia di Milano, su questo noi non possiamo cedere. Dopodiché, certo, si può discutere ogni soluzione possibile. Questi, insomma, sono quattro semplici punti, più urgenti forse, sicuramente molto più utili del rivendicare un posto per un brianzolo in giunta, anche perché, diciamocelo, i cittadini oggi si aspettano i fatti, non certo le poltrone. Un saluto agli amici del Monti.com.